M'han piantato un traliccio, un giardino, vedessi come l'è bellino. Bene ragazzi, ci siamo e insieme a Gemelli Siamesi stasera il quarto potere qui in studio con noi. Ciao ragazzi, ciao, 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 viva di nuovo! Un applauso perché abbiamo sentito questa canzone bellissima 7-7. Bravo. Bene, però ora siccome vi abbiamo qui dal vivo, vogliamo non sfruttarvi, ma anzi far sentire al pubblico le vostre... Sfruttiamoli! Ma certo, guarda. Le vostre qualità, quindi andremo a cercare un brano a vostro piacimento per rifarlo dal vivo. Benissimo. Ha visto come fo con le mani in su sì, e giù? Sì, sì, tutt'agiti. I radioascoltatori... Ora tu mi dà un ceffone. Che fa aria, fa vento, fa vento così. C'ha degli iPad. Lo cantava anche Marcella tanti anni fa. E chi la cantava? Aria... Aria. Sentite ragazzi, allora dopo prima di esibire il brano, prima di esibire, allora quarto potere, il nome del disco è Da Milano alle Cascine. Ok, ora che no, può avere allora, può avere una valenza, allora, sia geografica, appunto, che... chi non è di Firenze va bene, dice Da Milano alle Cascine, molto probabilmente sono venuti a corsa perché sulla copertina ci siete voi che correte. Esattamente. Quindi Da Milano alle Cascine. Invece se qualcuno vuole interpretare Da Milano alle Cascine, non lo so. Signori, l'interpretazione è libera. L'interpretazione è libera. Avete già qualche altro progetto in mente? State lavorando a qualche altro brano? Sì, sì, sì. A Milano. Questa è troppo esplicita, Emiliano, però. Dai ragazzi, state lavorando a un altro progetto? Sì, sì, si lavora solo su tempi biblici e quindi ci vuole sarà pronto nel 2021 sicuramente. Dai, non è vero, dai, è il prossimo anno. Sì, forse. Si anno spero, non lo so, anno nuovo. È che si fa tante serate. Allora, anche. Giusto, questo qui avete detto è uscito quando? Due anni fa. Ragazzi, ogni due o tre anni va fatto l'album. Hai ragione, quindi hai ragione. Ci siamo. Sì, sì, bisogna lavorarci, In procinto. Un'altra domanda prima dell'esibizione. Quarto potere, da cosa viene questo quarto potere? È un'idea di bassista, si cercava un nome, siccome noi originariamente siamo gli alfieri del rock agricolo. Con la happa. Quindi essendo gli alfieri del rock agricolo si cercava un nome che unisse il campo, la fatica di campo a un qualcosa di conosciuto da tutti, e ai bassista gli venne in mente l'idea quarto potere. Esatto. E quindi va bene, allora c'è piaciata. Io direi, quale brano avete scelto per fare dal vivo? Un brano che non è nell'ultimo CD ma è nel CD precedente e si chiama In Medioevo. Va bene, allora noi siamo tutto orecchi. Che originariamente, dico solo una cosa, NCD è una canzone metal. Noi si fa in versione folk, siamo chitarra, cajon, fisarmonica, quindi in versione... Cajon. Aspetta, che ai cajon gli va messo il microfono on. Bravo. Se no si sente quante quando è cajon. Aspetta perché è un po' corto. È un po' tipi tuo, gli è corto questo. Ehi, la mia sorella. Allora ragazzi, che devo dire io? Con il cajon, la fisarmonica e la chitarra e una bellissima voce, quella di Vinicio. Grazie. Di Vinicio, guardiamo cosa viene fuori. Vai, dai, forza ragazzi, ci siamo. Quarto potere, vai! Vai! In Medioevo era un gran casino, ogni tre passi rischiavi di tirare il calzino. Gli uomini andavano quasi tutta la guerra, le donne con la cintura alla topa, le steane a casa. Anche in inverno era un gran tormento, finita la legna e non c'era il riscaldamento. E se volevi andare fuori la sera, ti reclutavano a forza su una galera. A remare in mezzo ai mari e guai a fiatare. Nessuno parla di me. Tranne Umberto
più sani da mattina a sera. Potean pigliare la peste e il colera. E se t'azzardavi a tira un bestemmione, veniva agli sgherri dell'Inquisizione. Oh, che emozione ti davan fo, e dico po, nessuno parla di me. Gemelli siamesi e a noi ci garba gemelli siamesi e quindi anche in medio evo nessuno parla di medio evo tranne il quarto potere, a noi ci garba il quarto potere e quindi anche in medio è bravi, grazie, bravi, grazie, bravi, grazie. Bravi, bravi. Ma che dire, ma che dire. Oh, cercate CD, cercate le canzoni del quarto potere, ragazzi. Sono veramente forti. Pezzi nostri e popolare toscano, a go go. Allora, il quarto di potere con una canzone dell'Ellera. Abbiamo finalmente qualcuno che sa cantare alla grande. Erano i tempi di Gigi D'Alessio che non sentivo cantare così bene. Quindi adesso abbiamo questa cosa bella. E viva la RAI e viva gli amici di Radio Rosa. Le tradici. Grazie Luca, ciao, grazie, grazie, ciao, Leo, grazie, ciao, a tutti, man. Ciao. In bocca al lupo. 1, 2, 3, insomma fai voi. Grazie. Acustico, signori, bello, bello. Se tu sapessi bene
che io ti voglio, faresti un folino in mezzo ai mare, faresti le girandole di foglio, l'acqua nei fiumi faresti fermare. Dai gemelli tutti insieme, dai, l'amore come l'elera, dove si attacca amore, così così mi amore mi si è attaccato a te, l'amore come l'elera, dove si attacca amore, così così mi amore mi si è attaccato a te, l'amore come l'elera, dove si attacca amore, così così mi amore mi si è attaccato a te, l'amore come l'elera, dove si attacca amore, così così mi amore mi si è attaccato a te. Aspetta, ragazzi, diamo tutto ora. Ora, proprio ora. 1, 2, 3, 4. L'amore. Ah, vai, diamo tutto ora, diamo tutto ora. Fermi. Diamo tutto ora. 1, 2, 3, 4. L'amore come l'elera, dove si attacca amore, così così mio cuore mi si è attaccato a te. L'amore come l'elera, dove si attacca amore, così così mio cuore mi si è attaccato a te. M'han piantato un traliccio, un giardino, vedessi com'è bellino.